Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il mondo del cinema visto da Vision Air. Andiamo subito a scoprire quali sono i nuovi film che escono in sala questa settimana. Iniziamo dalla fantascienza con Maze Runner, il labirinto di Wes Ball. Il film racconta di un'utopia, di una sorta di finto giardino dell'Eden ed è tratto dal primo libro di una serie scritta da James Dashner, pubblicato nel 2009 e subito entrato nella classifica dei bestseller nel New York Times. C'è da scommettere che se il film andasse bene al botteghino, presto vedremo spuntare tutti gli altri seguiti praticamente già scritti. Continuiamo con un film d'azione molto atteso, The Equalizer, il Vendicatore, diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington. Si tratta dell'adattamento di una serie degli anni Ottanta che si intitolava Un giustiziere a New York. Per chi, come me, non ha mai visto il telefilm, il protagonista è un detective privato, ex agente segreto, che dopo aver finto la sua morte trascorre una vita tranquilla in campagna. La calma però è destinata a finire quando una giovane prostituta viene minacciata dai suoi sfruttatori. L'agente torna in azione provocando le ire della mafia russa che tenta di eliminarlo attraverso agenti della CIA corrotti. Non è propriamente un film d'azione, ma è di certo un thriller, I due volti di gennaio con Viggo Mortensen, Kirsten Dunst e Oscar Isaac. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Patricia Highsmith, adattato dallo sceneggiatore iraniano Hossein Amini, che qui è al debutto alla regia. Il film, ambientato nel 1962, racconta le relazioni pericolose tra una coppia di americani in vacanza ad Atene e una guida turistica in fuga dal proprio passato. E si parla di passione, ma con tutt'altri toni, anche in Amore, Cucina e Curry, dello svedese Lasse Hallström, che racconta il confronto e la possibilità di armonia fra due grandi cucine, quella francese e quella indiana, e il potere del cibo contro l'intolleranza. Anche questo film è tratto da un libro ed è stato coprodotto da Steven Spielberg e Oprah Winfrey. Torniamo ai sentimenti, ma dipinti con tinte più buie, con l'italiano Amore e Odio, che racconta la storia di una 17enne apatica e frustrata che trascorre le giornate in compagnia del suo ragazzo. Quando non è con lui, però, incontra di nascosto altri ragazzi, guarda video proibiti su internet e litiga continuamente con i propri genitori. La monotonia del piccolo paese in cui vive la trascinerà in un vortice di trasgressione. Rimaniamo in territorio drammatico e parliamo ancora di Famiglia con Joe, di David Gordon Green, con Nicolas Cage. Anche questo film, presentato l'anno scorso in concorso al Festival di Venezia, è tratto da un libro, scritto da Larry Brown. La storia racconta il legame che si crea fra un ragazzino che non ha praticamente nulla e un uomo duro che lo aiuta a rifarsi una vita. È un film del quale si è parlato molto bene al Lido, che, se non ricordo male, aveva messo d'accordo critica e pubblico. Si era addirittura parlato di una possibile Coppa Volpi come miglior attore per Nicolas Cage, eventualità che però poi non si è verificata. E non si scherza a toni drammatici anche quando si tratta di scuola, almeno in Class Enemy, opera prima del regista sloveno Rok Bicek. Qui è di scena un professore duro, uno che sembra un nazista, ma forse la sua vera colpa è solo quella di avere certezze. Abbiamo parlato prima di festival e questa settimana esce anche Il Regno d'Inverno, Winter Sleep, poema da camera turco di 3 ore e 15 minuti del regista Nuri Bilge Ceylan, palma d'oro al 67esimo Festival di Cannes e candidato per la Turchia agli Oscar. Il film racconta il dramma personale di un attore in pensione che ora è proprietario di un piccolo hotel in Anatolia. E sempre parlando di festival, esce Io sto con la sposa, presentato all'ultimo Festival di Venezia nella sezione Orizzonti. Si tratta di un documentario che racconta una storia veramente accaduta. Un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano incontrano a Milano 5 palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa in fuga dalla guerra e decidono di aiutarli a proseguire il loro viaggio clandestino verso la Svezia, ma per evitare di essere arrestati come contrabbandieri decidono di mettere in scena un finto matrimonio, coinvolgendo un'amica palestinese che si travestirà da sposa e una decina di amici italiani e siriani che si travestiranno da invitati. Così mascherati attraverseranno mezza Europa in un viaggio di 4 giorni e 3.000 chilometri. Tutto vero, eh? Per finire esce anche la commedia Tutto molto bello di Paolo Ruffini, che racconta la storia di una strana coppia, Giuseppe e Antonio,
due personaggi che si ritrovano in ospedale in attesa del primo figlio. Il tutto sperando di bissare il successo dell'ultimo film di Ruffini, Fuga di cervelli, che incassò 6 milioni di euro. Il nostro appuntamento con le novità in uscita questo weekend si chiude qui, ma se volete dare un'occhiata ai trailer, giusto per farvi una vostra idea su cosa vedere al cinema, venite a trovarmi sulla pagina Facebook di Visionaire. Vi aspetto. A presto e buon cinema a tutti!